la pure divina, ho avuto tanti amanti e ho ingannato in tanti, e ho ingannato in tanti. Libera la pista, andiamo con la seconda morettina. Oh, dai che se andiamo bene per stasera qui fate il campo di calcio. Potete anche metterci sopra la terra rossa e giocare a tennis alla fine. Più caro immaginato, più cara la farina, per ballar la morettina, per ballar la morettina. Più caro immaginato, più cara la farina, per ballar la morettina. Mi son portato in qua, qual cuore morettina tu mi lasci, con qual cuore, qual cuore, con qual cuore morettina tu mi lasci, qual cuore tu mi lasci. Della prova, andiamo col valzer. Allora signori, non per vendere, non per regalare, faremo un valzer facile, se no ecco, va bene, sì, il valzer vecchio stile gliela possiamo fare forse. Thank you.
ballerino preferito in assoluto non c'è più, purtroppo, ed è Massimo. E tuttora mi viene un po' di, insomma, un po' di magone, un po' di nostalgia, soprattutto quando sento suonare alcuni lisci che mi piaceva molto ballare con lui, ecco. Anche perché devo dire Massimo fondamentalmente mi ha insegnato a ballare il liscio. La prima insegnante è stata Dina, perché Dina è stato un periodo in cui andavamo io e Giorgio a casa sua, e quindi proprio i primi rudimenti di ballo liscio ce li ha dati Dina. Poi Massimo a un certo punto mi ha detto: ma non ti preoccupare, dico, ma Massimo non posso ballare con te per questi piedi, ti preoccupare, vieni dietro e vedrai che dai. Quello che probabilmente mi affascina di più della musica popolare, del ballo popolare, è la capacità che c'è di interazione tra musica e ballo. Cioè, adesso, nella musica che c'è adesso, musica cosiddetta da ballo, che poi uno può essere d'accordo che sia da ballo o no, non c'è interazione tra musica e ballerini, perché non ci sono dei suonatori. Mentre quello che a me piace parecchio dell'ambiente della musica popolare, perlomeno di quella che si suona qua, poi dopo degli altri ambienti non ho una gran conoscenza, è il fatto che ci sia una continua relazione tra suonatori e ballerini, e che sia un continuo dialogo. Conoscendo il ballerino che ha richiesto magari un Ruggeri, decide di suonarlo in un modo piuttosto che in un altro, in base alla sua conoscenza del ballerino, in base alla situazione in cui si è, in base a un'infinità di cose. E il ballerino può ballare trasmettendo delle cose al suonatore in modo analogo.
ogni ballerino una maniera di ballare, lo stesso ballo ballato in una maniera. Annibale a me chiamava l'aeroplano, perché io ballo molto basso, no? con le braccia aperte a modi, però è un sistema mio, non è che io faccio per far diverso da quell'altro, però mi viene così, cioè io ho iniziato così e se ballo staccato stasera ballo così, capito? Andrichino di Monzuno, che eravamo amici a dei livelli micidiali, abbiamo bevuto anche tanti bei bicchierotti insieme, lui ballava dritto come un palo, come avesse mangiato un palanchino, hai capito? Invece io no, però il bello era quello, perché ognuno se lo ballava un po' come gli pareva. Io con Annibale lo facevo arrabbiare a Cedrecchia, gli dicevo: Annibale, su ne pur quel cavlite, e me bal quel compera me. Ci avevano invitato a ballare, io e mia mamma, e non so perché dicemmo di no, non lo so perché, non me lo ricordo, però ci organizzammo per andarci in maschera e avevamo un nostro amico che era molto conosciuto in questa borgata, perché ci voleva uno che guidava e si chiamava il guidone, no? E allora gli dicemmo: dai, portaci, si chiamava Antonio. Allora ci portò. Quando arrivò lì, da questa famiglia, gli dissero: noi ti prendiamo dentro, ma se in queste maschere ci sono Maria e Clara, non ti vogliamo, giuraci che non ci sono. E lui giurò che non c'eravamo. E siccome dopo che era d'uso che facevano due balli per le maschere, facevano due o tre balli, poi li invitavano in una saletta chiusa a bere, gli davano da bere. E lui si raccomandò: non bevete, non fatevi riconoscere, per l'amor del cielo. Thank you.
Suonatori che suonavano sia nelle borgate e anche venivano chiamate a corte. Poi quando ritornavano spiegavano come i signori ballavano. E, ad esempio uno dei balli che arriva da corte è il salterello, che ha una certa struttura, 3 e 3 6, e viene fatto in corte con un certo stile, che l'uomo avanzava con le due dame, bello dritto, composto, e i contadini invece lo interpretavano sempre con la stessa struttura, però cambiava lo stile, era una camminata più goffa, loro erano abituati con la carriola, con dei pesi, quindi non si mettono lì, ma era il loro naturale, era così, era. Sa far ballare gli altri, non è lui al centro dell'attenzione, sono i ballerini al centro dell'attenzione, lui muove i ballerini. Ti trovi bene con tutti i suonatori? Mi trovo bene con tutti i suonatori, sì, adesso il gruppo è molto giovane rispetto all'inizio, chiaramente per ragioni anagrafiche, ma... Quindi hai ballato anche con Primo? Ho ballato con Primo, sì, quando ho iniziato... Il gruppo dei suonatori della Valle del Savena era composto da Primo Panzacchi, Ferruccio, Fanti, Annibale, Adolfo Campelli e Dina Staro. Poi in seguito anche Riccardo ed Elisa. Però sì, all'inizio c'erano sia Primo che Ferruccio. Ecco. E trovi delle differenze nel suono e quindi nel ballo tra i vecchi suonatori, tra quando suonava Primo e adesso... Primo era forse, cioè non più bravo, però sapeva bene dove mettere gli accenti, sapeva bene come far muovere proprio le persone, sapeva fare molto bene questo. Devo dire che adesso, perché manca, perché non c'è più all'interno del gruppo, manca, a me personalmente mi manca tanto il clarino, perché... Il suono del clarino proprio manca da tanti anni e chissà, speriamo che qualche allievo della scuola di musica impari a suonare il clarino. E il violino non sostituisce il clarino? No, sono tutta un'altra cosa, no? Cioè, col violino è anche più difficile, se tu devi ballare lo stesso ballo suonato solo da violini è più difficile. Più difficile perché comunque è più veloce, ha degli altri ritmi.
ci vuole una sorta di natura, se no non lo fa. È una cosa troppo difficile. Cioè, se avessi studiato, su tutte cose, l'accompagnamento, Davide, è inventato. Ah, lo so. Te l'inventi da solo. Sì, sì, te lo inventi di quelli. Basta. Non è una cosa scritta. Noi cominciamo a suonare assieme, cominciamo a fare diverse serate anche di carattere culturale attraverso Stefano Cammelli, fino a che siamo arrivati al primo grande impegno, che fu nel 1975 con il concerto in Piazza Maggiore a Bologna. Da Piazza Maggiore in poi iniziarono tutta una serie di concerti in Italia, all'estero, eccetera, fra cui sicuramente quello più importante che noi ricordiamo con grande affetto fu quello della Scala. Si chiamarono a suonare alla Scala di Milano, che potete immaginare per noi cosa voleva dire. Andai a prendere Melchiede per portarlo su a Milano e lui stava facendo un pagliaio, era ancora vestito proprio così in maniche di camicia, e dico: ma Melchiede, guarda che sono già le due, dobbiamo partire, dobbiamo andare a Milano, dobbiamo andare alla Scala di Milano, arrivo subito, e con dei salti alti così, vuol dire saltava su e giù dal fienile, perché lui lo voleva finire. Finito quel fienile, quel primo che aveva fatto, ha preso la giacca, il violino sotto braccio e siamo partiti e siamo andati a suonare alla Scala di Milano. Capron son bianco e nero, son andato lontano, e le stelle con la mano, le faccio toccare. Son bianco e nero, son andato lontano, e le stelle con la mano, le faccio toccare. Come le fare il cuore dalle tempeste, se le imprese mette le sue, le stelle del mio. Thank you.
se tenca son per serva non ho mai trovato marito, 7 volte ho partorito per provar come si fa. Tralera, 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 tralera. Ecco, sempre quando andavamo in giro nelle stalle, quando si faceva il trecino, quando si andava nelle stalle, c'erano queste canzoni, stornelli e queste cose qua. C'era sempre un'allegria da mangiare. Direttamente dalle stelle alle stalle. Ma voi perché ballate? Domanda. Vai, vai, prego. Non lo so, perché... Oddio, ti devo dire perché ho iniziato a ballare, perché ho ballato fino adesso, ti dico perché mi divertivo da bimba e mi piaceva e quindi ballavo. Se te lo devo dire adesso con un po' più di coscienza, effettivamente ballando si riescono a dire delle cose che non si possono dire in nessun altro modo. Che cosa? Non dei concetti specifici ovviamente, però vengono fuori delle dinamiche nei rapporti interpersonali ballando che a parole spesso non vengono fuori. Come si deve?